Si concluderà domani a Riccione la 38esima edizione delle giornate della Polizia Locale e Sicurezza Urbana. Ci dice di più Francesco Rossi. Le nuove tecnologie e quanto serve per la sicurezza, dagli autovelox alla segnaletica stradale alle barriere antiterrorismo, questo e altro alle giornate della Polizia Locale e della Sicurezza Urbana. Oltre 1.500 operatori e 100 aziende fornitrici di prodotti, servizi e tecnologie. L'annuale rassegna, ospitata a Riccione fino al 21 settembre, è un appuntamento ormai fisso per chi si occupa di sicurezza nelle città. Accanto all'Expo, momenti di aggiornamento e di riflessione, senza nascondere le preoccupazioni. Abbiamo la sensazione che il tema sicurezza stradale sia sceso sufficientemente in basso nell'agenda politica del Paese. Credo sia un'occasione per riflettere anche sui risultati della legge sull'omicidio stradale, che non sono esattamente quelli che ci attendevamo. Per l'ASAP, Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale, bisogna tornare a una maggiore presenza in strada degli agenti. Se non si ritorna ad avere una presenza fisica di operatori di polizia sulle strade che vadano a intercettare i reati e le sanzioni più frequenti e più pericolose, come la guida in stato di ebbrezza sotto l'effetto di stupefacenti o ancora l'uso del cellulare alla guida, il mancato uso delle cinture, credo che certi risultati non li otterremo. Nei tre giorni di fiera a tema anche le problematiche connesse agli strumenti a disposizione dei comuni per la sicurezza urbana, la lotta al degrado e all'illegalità, nonché cosa cambia dopo i decreti sicurezza.